Un appostamento da 6 miliardi di euro per impresa verde ed economia circolare nell'ambito della linea strategica per la rivoluzione verde e transizione ecologica, alla quale vengono destinati complessivamente 74,3 dei 196 miliardi di euro totali, sono i primi numeri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, meglio conosciuto come Recovery Plan, che l'Italia si prepara a presentare all'Europa per accedere ai fondi del piano Next Generation EU. Si tratta per ora solo di una bozza approdata nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri, quindi soggetta a variazioni e modifiche in vista dell'approvazione definitiva, ma dalla quale emergono già con chiarezza le direttrici principali lungo le quali si svilupperà la proposta del governo Conte. Una proposta che, come ampiamente anticipato nelle scorse settimane, metterà al centro i temi dello sviluppo sostenibile, ai quali viene destinata la parte più consistente dei finanziamenti, pari al 37% del totale, così come richiesto dall'UE. La modernizzazione dell'economia comporta il completo abbandono di paradigmi produttivi ormai superati, scrive il Premier Giuseppe Conte nella sua introduzione. Per realizzare la transizione verso un'economia rispettosa dell'ambiente, innanzitutto proseguiremo sulla strada indicata dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e dagli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo e dell'Agenda 2030. Nel dettaglio delle 6 missioni principali che costituiscono il piano, la missione Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica raccoglierà circa 74 dei 196 miliardi totali distribuiti su 13 progetti attraverso i quali, si legge, l'Italia intensifica il proprio impegno per far fronte ai nuovi e più ambiziosi obiettivi europei fissati dallo European Green Deal, con un target di riduzione delle emissioni pari al 55% entro il 2030. La missione si concretizza in 4 linee d'azione: impresa verde ed economia circolare, transizione energetica e mobilità locale sostenibile, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica. Le azioni di investimento saranno accompagnate da alcune specifiche riforme, come la definizione di una strategia nazionale in materia di economia circolare. 3 le linee di intervento principali: riduzione del gap impiantistico della filiera del riciclo, sostegno a iniziative per ricavare prodotti chimici e carburanti circolari da rifiuti plastici urbani, sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione.